Buonasera a tutti, posso fare l'appello? Zanoni? Presente. Magnoni? Presente. Marcaroli? Presente. Casmirri? Presente. Cistola? Presente. De Sanfis? Presente. Di Biagio? Presente. Fedeli? Presente. Pulcini? Presente. Rosetti? Presente. Cassoni? Presente. Camaglioni? Presente. Corsi, D'Ambrosio, Foglia, Capriotti, Assetti, 14 presenti, 3 assenti, seduta valida. Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale del 10 luglio 2020. Se ci sono questioni preliminari. Allora procediamo con l'ordine del giorno e poi successivamente daremo la parola, cioè l'interrogazione proposta dalla consigliere Traino Di Paolo. Quindi, primo ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione anno 2019 nel senso dell'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000. Proposta numero 8. La parola all'assessore Topolini. Sì, buonasera a tutti, buonasera al pubblico collegato con la rete. Ci troviamo qui quindi questa sera a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale questa proposta che riguarda appunto la presentazione in merito al rendiconto dell'anno 2019. Come insomma un po' tutti hanno avuto modo di mettere in evidenza, il rendiconto non è null'altro che la fotografia di quella che è stata la gestione dell'anno precedente, con ogni anno, quindi di fatto all'interno di questo documento si va a riassumere quelle che sono state le risultanze dell'attività gestionale che l'ente ha condotto durante l'esercizio, che in questo caso appunto dura un intero anno solare. Per quanto riguarda diciamo le caratteristiche di questo rendiconto, direi che andiamo a analizzare quelle che sono le parti relative alla chiusura dello stesso, cioè al risultato. Va messo in evidenza che quest'anno il rendiconto si è di fatto chiuso con un diciamo, avanzo tecnico di circa 630.000 euro, ma che in realtà, come spiegavo all'interno della commissione bilancio, nell'ambito della quale abbiamo avuto modo di parlare diffusamente di questa situazione, è un avanzo che quest'anno è puramente dettato da motivi di carattere tecnico che hanno a che fare con il discorso della posizione Ruzzoreti. Infatti, al netto di questa posizione, il bilancio si è invece sostanzialmente chiuso in una situazione di pareggio, nell'ambito della quale è stata appunto soddisfatta la quota relativa al trentennio, quindi del rientro della quota di residui passivi che sono stati stralciati per legge dello Stato qualche anno fa, che ammonta circa 100.000 euro, e poi per l'effetto diciamo, combinato di quest'anno, che prevede la necessità di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base di un adeguamento normativo che prevede già da qualche anno un innalzamento della quota praticamente che viene accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità dei residui passivi che di anno in anno si formano per effetto appunto della gestione, in questo caso dell'azienda aziendale, diciamo c'è una normativa che tende a portare una quota sostanzialmente vicino al 100%, questa quota diciamo, che viene accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda i residui passivi. E di fatto quest'anno diciamo, questo ulteriore adeguamento che noi abbiamo avuto ci ha diciamo, portato a effettuare un accantonamento vicino a una quota di quasi di oltre il 90%. Per quanto riguarda i residui attivi che si sono manifestati nel corso dell'anno 2019, e poi la norma ha imposto che si andasse a ritroso per un quinquennio andando ad adeguare quelli che sono gli accantonamenti fatti al fondo crediti di dubbia esigibilità negli anni precedenti con diciamo, normative, in questo
caso meno esigenti, e quindi abbiamo dovuto recuperare la quota, diciamo, mancante per poter arrivare appunto al discorso della nuova normativa che ci spinge a poter accantonare una quota che è quasi vicino al 100%. Cioè questo è un fatto di una cifra di quasi 400.000 euro, e quindi per effetto di questo quello che definiamo il consueto avanzo di gestione è stato un po' assorbito da questa necessità di quest'anno. Ricorderete infatti che negli anni precedenti, ogni anno abbiamo approfittato, insomma, della presenza dell'avanzo di gestione per poterlo poi destinare come risultato di esercizio a, diciamo, ad accantonamenti all'interno del fondo contenzioso, che è un fondo poi che ha un valore strategico, non fosse altro che il poi a verificare quello che è, come abbiamo detto, il collegio dei risultati. Anche quest'anno, ogni anno, si va a sollevare la necessità di andare appunto a monitorare e anche per entrare nell'ufficio legale quello che è, diciamo, l'asset dei contenziosi che vengono letti con la lista, proprio per cercare di andare a stimare quello che potrebbe essere l'esborso prospettico dovuto al, diciamo, fattore di rischio che si va ad affrontare quando si può risultare soccombenti nell'ambito di questi giudizi. E quindi qui, diciamo, il fattore di neutralizzazione all'interno del bilancio comunale di questo rischio è rappresentato appunto dal fondo contenzioso. Quest'anno infatti non accantoneremo sostanzialmente nulla per effetto di questo discorso. Poi, rispetto all'avanzo, che voi invece vedete di questi circa 100.000 euro, l'avanzo si origina per effetto di una operazione, diciamo, di carattere contabile che è stata realizzata all'interno del rendiconto di quest'anno, perché, diciamo, per effetto della transazione che a suo tempo è stata, diciamo, stipulata da questo ente ma anche da altri enti comunali, per quanto riguarda la posizione debitoria che il discorso della Ruzzo Reti ha nei confronti di vari comuni, tra cui anche il comune di Martinsicuro, che nel nostro caso ammontava a circa 1 milione di euro, per effetto di questa transazione, come ricorderete, si era circa 160.000 euro ripartito in due rate trimestrali di circa 80.000 euro. In buona sostanza, che cosa è accaduto quest'anno? Che per una, diciamo, situazione di carattere contabile che ci è stata poi sollecitata da parte e comunicata da parte della società Ruzzo Reti, di fatto si procede a una modifica dei dati di bilancio, per cui all'interno del bilancio dell'ente non appare più il debito complessivo, che appunto ammontava circa 900.000 euro, ma ciascun anno all'interno del rendiconto viene invece appostata la quota di competenza dell'anno del debito stesso, che è stato spalmato appunto in più anni in ragione di 160.000 euro l'anno. Quindi in sostanza cosa significa all'interno del rendiconto? Che noi abbiamo inserito una quota di credito verso la società Ruzzo Reti SpA di 160.000 euro circa, e poi effettivamente cosa è successo poi nell'ambito dell'anno 2019? Siccome le due rate di circa 80.000 sono state incassate regolarmente, quindi all'inizio dell'anno il mastro di conto che andava ad avere nella posizione, diciamo, iniziale un saldo di 160.000 euro, questo saldo per effetto del pagamento della prevedente si riduce a zero, quindi sostanzialmente diamo un rendiconto intero per quale l'ente non ha crediti nei confronti della Ruzzo Reti proprio perché c'è stato questo pagamento. Ora, questa operazione, diciamo, di armonizzazione contabile, proprio perché noi siamo andati a stralciare l'iniziale debito del credito di circa 900.000 euro, ha portato poi alla operazione insomma che non è un avanzo reale, ma appunto un avanzo puramente di matrice di natura tecnica. Quindi negli anni successivi assisteremo praticamente a questo tipo di condotta contabile, per ciascun anno, fino al termine della transazione, si andrà a giudicare proprio queste cose.
diciamo questa è la parte un po' più importante che riguarda il ricordo, poi al di là di tutti quelli che sono i dati che sono importanti, che sono un po' la sintesi di tutte quelle che sono le attività contro e proprio per l'altra parte. Diciamo che qui mi fermerei, se poi ci sono ulteriori interventi, abbiamo l'ultima occasione per quanto riguarda le parti relative al parere del Collegio dei Revisori, diciamo come di consueto è stata segnalata la necessità di avere dei cronogrammi per quanto riguarda il discorso dell'esecuzione principalmente delle opere pubbliche attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale. Questo viene segnalato anche perché vi è la necessità, laddove le opere abbiano un carattere tipo pluriennale, per andare a stimare qual è la quota da attribuire a ciascun esercizio di uscita, no? Stessa, è stato messo in evidenza la necessità di completare il discorso dell'inventario dei beni, diciamo, immobili del patrimonio dell'ente, che comunque insomma, in base a quanto riferito negli uffici era una questione che sta abbastanza buon punto, si dovrebbe concludere nell'arco di qualche mese, quindi finalmente cercheremo di arrivare a questo discorso. Poi viene segnalata nella parte finale una raccomandazione per quanto riguarda la necessità di monitorare, soprattutto in un anno come questo, la dinamica degli incassi delle imposte locali, tra cui la Tari, ovviamente dell'IMU, cosa che con gli uffici stanno producendo, certo stime, diciamo, abbastanza frequenti, in questo caso nell'ambito di periodi abbastanza ravvicinati, per andare a verificare quella che è la dinamica degli incassi di queste imposte locali. Quindi anche qui giustamente il Collegio delle Revisori ha segnalato proprio questa necessità appunto per andare a tenere sotto controllo quella che è la dinamica delle entrate, soprattutto appunto come dicevamo in anno come quello in corso che è caratterizzato dagli eventi ciclici di portata eccezionale, per non dire assolutamente particolare, speriamo che quindi diciamo io mi fermerei e resto a disposizione per avere i vostri interventi o ulteriori elucidazioni. Sì, prego consigliere Camaioli. Grazie presidente, buonasera ai colleghi consiglieri e al pubblico che ci segue in diretta streaming. Prima di addentrarmi nelle valutazioni di carattere politico, sono alquanto doverose perché l'assessore Tomolini in pratica ci ha ricondotti a quella che è stata un po' la spiegazione che ha dato in sede di gruppo. Io ho cercato per quanto possibile, anche visti i tempi, di conciliare tutte le situazioni lavorative, di leggere sia la relazione del programma esecutivo, quindi la relazione della giunta del 22 di giugno, e anche la relazione dei revisori, che tra l'altro denotano aspetti più che altro paralleli, sembrano scritte appunto dalla stessa mano, salvo le enunciazioni e le raccomandazioni che ha ripetuto l'assessore. Mi interessava conoscere nello specifico, e se possibile, poi magari nella trattazione iniziale questo passaggio è stato pure fatto, mi interessava entrare nello specifico di tre aspetti in particolare, perché poi sono andato anche a rivedere il consuntivo, il bilancio consuntivo, la seduta dello scorso anno, quando l'ammontare della riserva per contenzioso era di circa 981.000 euro, quindi se non ho capito male c'è stata una flessione di questo numero del fondo contenzioso. Questa è la prima spiegazione, la prima richiesta di chiarimento. Poi sempre nel reticolato degli accantonamenti del fondo contenzioso ho visto che la parte descrittiva, appunto la relazione della giunta, splitta un po' questi 936.000 euro dandogli la destinazione, quindi debito franchi, e c'è una voce che è relativa al ricorso di un dipendente per circa 184.000 euro.
Ecco, se si può conoscere qual è l'oggetto del contendere. Poi sempre nella parte finale della relazione di giunta, tra i 35.000 euro di debito fuori bilancio ci sono 11.000 euro per sentenza esecutiva e 24.400 euro per acquisizione di beni e servizi non accompagnati dall'impegno di spesa. Ecco, volevo conoscere un po' più a fondo queste tre questioni. Quindi, importo complessivo del fondo contenziosi in questione rispetto allo scorso anno. Possibile soccombenza, possibile ricorso di dividendo per euro 184.000, conoscere appunto di cosa si tratta, e questo debito fuori bilancio di 24.400 che è relativo all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa. Poi mi riservo di effettuare un secondo intervento. Grazie. La parola all'assessore Topolini. Guardate, io non so se vuoi vedere, e io sono rimasto sorpreso, questo non è intelligente.
esigibili. Noi dobbiamo pensare al recupero anche di queste risorse, intende spendere meno, non soltanto, e non soltanto tassare le persone, perché io metto la revisione, le conclusioni delle risorse e metto ancora una mano, un'attenzione ancora alla discussione dell'evasione fiscale. Quindi la comune attenzione premesso che l'ufficio sarà anche premiato per il recupero dell'evasione fiscale. Tutto sommato, ancora una volta, è un elemento critico della gestione di ufficio. Ci sono altri interventi o altre richieste? Consigliere Foglia. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio anche il consigliere De Santis che ci aiuta a fare le posizioni. Quindi ecco, io forse mi ripeterò proprio
Grazie consigliere Foglia. A questo punto ci sono ulteriori richieste, interventi, chiarimenti e quindi passo la parola all'assessore Tormolini affinché possa rispondere su questo. Altri lavori, andare a
ulteriore stimolo affinché appunto all'interno del mercato del MEPA si possano andare a individuare ulteriori opportunità, anche perché parliamo poi di cifre, in questo caso la telefonia, 38.000 che sono sotto soglia. Per quanto riguarda il consigliere Foglia, sì, siamo d'accordo sul fatto che il bilancio, o meglio il rendiconto, il bilancio consultivo, di fatto potrebbe essere una fotografia, insomma, del bilancio di previsione, è proprio una fotografia di quello che è successo durante l'anno, perché lo stesso bilancio di previsione, diciamo, è soggetto proprio durante l'anno stesso a una serie di manovre correttive o variazioni. Alcuni casi anche le previsioni che si fanno nell'anno precedente possono scontrarsi con quella che poi è la realtà di fatti, e tanto è vero che poi proprio durante l'anno vi è la necessità, in alcuni casi facoltativa, in altri diciamo obbligatoria, di andare ad effettuare proprio delle verifiche, delle riconciliazioni per andare a verificare se quello che si è previsto inizialmente poi trova la sua verifica o meno. L'anno scorso si è chiuso con un incassato di circa 188.000 euro, è ovvio che il settore presente di determinati tipi di criticità, che però erano state in questo caso ampiamente previste, tanto è vero che la quota della, di fatto della Bucalossi destinata alla spesa corrente è poi quella, diciamo, che poi può creare eventuali problemi di squilibrio al bilancio laddove venisse impegnata. Effettivamente è stata sottoposta allora una attenta dinamica di controllo sugli incassi proprio per evitare che si potesse diciamo verificare una spesa non in linea con quanto si prevedeva. Quest'anno, vi do questa anticipazione, nel bilancio preventivo anno 2020 si avrebbe come le quote della Bucalossi, quindi potenzialmente destinate alla spesa corrente, vengono di fatto portate a zero, proprio perché stiamo vivendo una situazione molto particolare, quindi qui si è ritenuto al di là di ogni, come dire, possibile capacità preventiva o di controllo di andare a portare a zero proprio questo tipo di porto, proprio perché non si ritiene che si possa operare nemmeno in una diciamo situazione di controllo. Semplicemente
da gestire e fare proprio una situazione assolutamente favorevole, perché questa amministrazione è iniziata a livello finanziario con il vento in poppa e non cogliendo quell'attimo del 2017, poi adesso ogni anno ci troviamo ad inseguire. Anche l'intervento di Elisa Foglia è stimolante, perché quando si parla di rendiconto bisogna appunto portare all'ordine del giorno, portare all'attenzione della cittadinanza quello che si è fatto. Allora, in questo caso poi veniamo stretti a ricordare quelle che sono state le principali tappe di questo anno, perché non tutto si è svolto all'insegna di una linearità come quella che vuole dipingere l'assessore, e sicuramente a livello tecnico contabile c'è tutta, ci mancherebbe. Ci sono state anche normative stringenti che hanno alzato a un livello di attenzione le famose TV, no? sulla parte relativa a quella che è il bilancio di competenza, l'equilibrio di bilancio e le risorse complessive, quindi ci sono anche adempimenti in più. Però se scendiamo nel concreto, la raccomandazione dei revisori, che è nuova rispetto agli altri anni, perché la gestione dell'inventario ce la portiamo dietro da tempo immemorabile, se non erro dal 2007, quindi bisognerebbe metterci mano. La mancanza di un cronoprogramma di spesa per me è un richiamo non indifferente, perché, come ha detto giustamente la collega, questo rendiconto 2019 è figlio anche di tre variazioni di bilancio, che non sono poche, resesi necessarie per acquisire risorse e mettere su situazioni di miglioramento della cittadinanza, della cittadina, quindi delle strutture, delle infrastrutture, della qualità della vita in genere, che necessitavano di attenzione e che ahimè non sono state portate a termine nell'anno corrente, nell'anno passato. Due su tutte, l'ascensore montacarichi dei servizi sociali, ma anche la residenza per minori non accompagnati, penso alla copertura del palazzetto dello sport, cinema, tante situazioni che necessitano di essere accompagnate a soluzione. Poi la volta scorsa l'assessore parlava anche della riduzione dell'indebitamento pro capite, però c'è un particolare che a me non è sfuggito: c'è stato un aumento in questo anno della pressione tributaria pro capite, cioè nel senso si sono chiesti più soldi ai cittadini, non si sa bene se in corrispondenza di servizi migliorati. La pressione tributaria pro capite è passata da 594 euro del 2016 ai 632 del 2019, e in questo discorso si inserisce il famigerato aumento delle tariffe a domanda individuale dello scorso marzo, nel marzo dello scorso anno, aumento delle tariffe a domanda individuale che sono state di peso e che alla prova dei fatti non erano necessarie, perché lo ribadiscono anche i revisori, non c'era una situazione di deficitarietà strutturale come non c'è adesso, il bilancio è sanissimo, sta ribadito. Questa, voglio anche rivendicare, mi consentite, il piccolo merito di aver sempre creduto nel recupero di questa somma. Poi dopo il sindaco ha fatto il resto, andando a trattare il metodo russo con la delega di Giunta, che lo delegava a questo nel 2019, noi abbiamo lasciato questi fondi nei residui attivi recuperabili, quindi li abbiamo allocati come somma e adesso me ne siete potuti giovare per il discorso che diceva lui Tomolini. Mi viene in mente, assessore, quando durante la campagna elettorale si diceva: questa amministrazione ha avuto a disposizione 13 milioni di euro l'anno, 65 milioni, come li hanno spesi? Ci chiedevate in quella sede di rendicontare un plafond allucinante. Noi stasera vi avremmo chiesto di rendicontare soltanto un anno solare. Non crediamoci quello che sia molto. Quindi, alla luce di queste piccole grandi situazioni di criticità ribadite anche dal Collegio dei Revisori, sante, ripeto, l'aspetto positivo legato alla messa in sicurezza del bilancio, ci sono tante partite di livello manutentivo, tecnico manutentivo del territorio, che purtroppo non importa.
possibilità ci stava. Quindi con questo dichiaro il mio voto contrario insieme a quello del consigliere D'Ambrosio. Grazie. Scusi, lei dichiara per D'Ambrosio? D'Ambrosio dichiara un altro voto. Siamo molto amici. Consigliere Santo, allora io prendo la parola quando ho voglia di andare, non quando qualcuno mi chiede di andare, questo è il tempo. Poi io non voglio niente di particolare, non riesco a dire di quelle cose davanti, che è tutto anche per me. Manca la cronoprata di spese. Bisogna mettere in mano alle spese di gestione interna dell'ente. È una cosa seria. Perché io ho visto delle spese pazze, non proprio in EPA o non EPA, come in EPA. Tu devi fare, lo devi fare in sede di bilancio di preventivo, lo devi fare. Queste cose qua devono essere messe prima in campo, non che ci portate in considerazione a come fare. Questo di impiegati lo dovete dire chiaro e poi, capisce questa cosa, assessore? Le devono mettere per scritto prima, non dopo. Consigliere Maioni, forse c'è stata una lunga vacanza, non ti ho visto, è stato un attimo insicuro, ma non posso non credere che tu non abbia visto che l'ascensore è finito, cioè. Non è stato per essere finito, è terminato, manca l'inaugurazione, a cui speriamo anche, venite anche voi, oltre alle persone con disabilità, di essere finiti, a tagliare il nastro. Questo è più, non capisco come possa essere sfuggita questa cosa così importante almeno per me e tutto il paese. La cosiddetta casa famiglia, io ho sempre detto al nostro sindaco che quando apriremo attività penso che sarebbe giusto, doveroso che ben quattro sindaci insieme tagliassero il nastro di questa struttura. Perché sono vado errato, è cominciata con il sindaco Maloni, la sindaco Maloni, hai partecipato anche tu come sindaco, te ne ha merito, e non ultimi anche noi. Ma voglio rammentarti che già quando è finito il mandato, la struttura era già finita.
a fare prima. Non vi certamente affrettate in 5 anni a finire quei dettagli che c'erano da finire, perché erano dettagli di fronte a tutto quanto era stato già fatto di grosso. D'accordo? Allora, abbiamo chiesto anche il vostro parere, perché crediamo che ci sia una sia un bel problema il modo come farla gestire, con quale modalità. Stiamo pensando a alcune soluzioni, abbiamo ascoltato anche voi, non soltanto anche voi, ma si è pensato anche a una gara che doveva essere europea. Alla fine forse siamo accolati, forse siamo accolati un po' praticamente a una manifestazione di interesse. Il problema è che queste strutture spesso vengono prese di mira, si interessano a queste strutture, alcune cooperative che scoazzano una certa parte dell'Italia, in tutta Italia, fino al nord, e dopo spesso questa struttura può succedere che Martin Sicuro finisce nelle prime pagine, anche per come viene gestita la situazione. È una situazione molto molto delicata. Come ci vanno i minori, voi sapete benissimo che, penso che si possa dire, che noi abbiamo, su indicazione di qualche ente superiore, messo 5 ragazzi minori adesso in un istituto. Ma sicuro non è nuova questa situazione. E allora abbiamo pensato all'indagine anche per l'affidamento dell'Unione dei Comuni e adesso abbiamo pensato di fare una manifestazione di interesse. Stiamo andando con i piedi di piombo per far sì appunto che sia una gestione possibilmente non sbagliata. Sta attenti anche alle modalità con cui si affida la gestione. Comunque, a breve, ufficialmente, ci sarà un movimento che dirà che siamo partiti. Grazie. Grazie, Assessore Monti. La parola al Sindaco. Sì, grazie Presidente. Allora, questo veramente benissimo l'intervento del consigliere Camaioni, salvo insomma sempre sottolineare i meriti della sua amministrazione, insomma, per carità, ognuno poi la pensa come vuole, tirando in ballo sempre il discorso di quello che ha lasciato rispetto a quello che abbiamo dato noi. Insomma, ormai la storia è vecchissima rispetto agli imposti. Gli imposti lasciati, come sai bene, devono essere spesi tutti entro l'annualità 2017, né potevano essere oggetti di programmazione perché semplicemente non c'erano opere pubbliche appaltabili in quel momento che ci potevano consentire di investire quelle risorse dal punto di vista strutturale. Quindi siamo andati ad intervenire su delle carenze del territorio importante, 360 gradi, per cui sono dopodiché siamo ripartiti con il bilancio che avevamo. Cerchiamo di fare il lavoro che riusciamo a fare, quindi non è che ci siamo trovati bilancio risanato, perché noi la stiamo rovinando. Addirittura ho sentito parlare di aumento delle tasse, paragonandolo a MMM, la più splendida della demagogia, il discorso dell'aumento dei buoni pasto, che ha fatto insomma un aumento rispetto al quale insomma minimo che abbiamo spiegato 1000 volte, è un discorso che non è un problema soltanto di bilancio, ma di cominciare a razionalizzare una serie di spese rispetto alle entrate di un bilancio che dovete dare un equilibrio, non solo con quelle somme, ma a livello generale. Detto questo, rispetto a tutte le osservazioni, io chiaramente chiarisco di non condividere, ad esempio, il parere dei revisori in quanto parla di un cronoprogramma di spesa, e questo relato tutti i consiglieri, non di spesa corrente, ma spese in conto capitale, quindi non le spese che riguardano la riparazione di mezzi oppure il telefono, ma in conto capitale. Il programma c'è, è allegato, lo conoscete tutti, c'è un programma di spesa, un programma di lavori, c'è il programma, c'è un documento che si chiama l'attuazione del programma, e lì c'è scritto tutto. Quindi quando qualcuno dice che non si sa quello che abbiamo fatto, significa che non si è letto le carte, perché lì c'è scritto tutto per firma e segno, il piano di attuazione del programma. Noi cerchiamo dal bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la foto di quello che abbiamo annunciato, di quello che diciamo quotidianamente ai cittadini, di cosa facciamo tra le opere pubbliche, la manutenzione, tutti i vari settori
che io insieme ai miei collaboratori portiamo avanti, comunicandole nelle forme più. Certo, noi siamo più impegnati anche forse rispetto al passato, più a lavorare, forse meno a comunicare. Questo sicuramente è un nostro cruccio e cercheremo di migliorare. Però sta scritto da tutte le parti cosa abbiamo fatto, come abbiamo speso le risorse e soprattutto in presa di tendenza. Sugli eventi spendiamo molto meno di fondi comunali, spendiamo invece risorse prendendole altrove. Sugli investimenti riusciamo a prendere tanti finanziamenti sovracomunali per cercare di pesare meno rispetto a quello che è il bilancio normale. Ecco perché, al di là di tutto questo, l'operazione che abbiamo fatto a Ruzzo, noi non è che a Ruzzo ci siamo trovati un lavoro fatto con il consigliere Camaglioni, insomma, lì non potevamo scrivere i siti, abbiamo fatto un lavoro, abbiamo fatto il nostro dovere politico affinché la Ruzzo iniziasse quantomeno a pagare questi debiti. E lo abbiamo fatto con la zona 107, una situazione che nessuno ha mai preso in mano seriamente, e su ogni questione spinosa di questo paese, cercando di farlo con i minimi delle tempistiche che abbiamo, ma con il rispetto massimo di quelli che sono gli equilibri del bilancio. Quindi crediamo che questo ricordo sia una foto ovviamente conforme a quello che avevamo detto e sul quale ci eravamo confrontati sul bilancio previsionale. Le opere che vengono annunciate, c'è solo l'assessore Monti, questo che è come la sede residenza per minori, il passetto dello sport e Cimano, anche lì ci siamo trovati in alcune situazioni che abbiamo avuto entrare anche insomma, sul palazzetto dello sport, il progetto che c'era, sul progetto che non così, tant'è che dobbiamo ancora finire di ripararlo dal punto di vista delle infiltrazioni, abbiamo dovuto trovare altre risorse per metterci, quindi tutta una serie di situazioni che chiaramente facciamo a stento per arrivare, ci auguriamo nel breve tempo, ad avere quella struttura perfettamente agibile. Stesso discorso per quanto riguarda il cinema. Avete ad oggetto due punti, se non erro il punto
e il punto sulle rotatorie. Io cosa devo dire sul discorso del tempo libero? Io
voi in campagna elettorale. La cosa più importante è tutti gli spazi pubblici più vivi possibile. Ed è questo che noi abbiamo fatto. Noi da quando ci siamo insediati abbiamo speso all'incirca, poi sbaglierò, forse intorno a 100.000 euro all'interno di quella struttura. Tra l'organizzazione del nuovo gioco, una nuova manutenzione, una nuova recinzione, un po' di illuminazione, pochissimo, per carità, pochissimo. Ma qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo ripristinato il sistema di telecamere che, come sapete bene, non funzionava. Però so bene che questo non basta, anche se è un primo elemento, dobbiamo riportare la gente all'interno delle strutture, con strutture più possibili. No? Chiaramente io sono a conoscenza di tutto, così come sono a conoscenza che situazioni di criminalità all'interno sono ripartite forse qualche settimana fa, perché insomma fino a un mese e mezzo fa era chiusa la struttura. Parliamo di episodi a cui poi da noi si dà tantissimo clamore, non ci fanno nascondere la testa sotto la sabbia assolutamente, ma che pensiamo sicuramente attraverso il miglior funzionamento delle telecamere e un miglior servizio di controllo che noi facciamo quotidianamente.